Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento settimanale del Topo della Settimana. Come avete potuto notare, è slittato a martedì perché, come insomma avete visto anche su Facebook, domenica sono andata a trovare a Federica. È stata una giornata davvero bellissima a Napoli. Napoli è stupenda, davvero. Ci siamo divertite tanto. No, ci sono state tante, tante, tante figure di merda. Allora, vabbè, la mia giornata è iniziata, si può dire, una merda. Allora, vado a fare colazione al bar e cosa c'è? Una scerpola. Allora, per chi non sa cosa sia una scerpola, praticamente sono gli scarafaggi, le platte in italiano. Noi qui le chiamiamo le scerpole, quei cosi bruttissimi, rossi, schifosi nel bar. Praticamente col mio amico ho fatto: ti prego, Peppe, ammazzala. E già quindi è stata una mattinata che è iniziata al bacio, con sta scerpola nel bar, io col cornetto terrorizzata sopra lo sgabello così. Poi vado a prendere il treno per Napoli e praticamente il treno vuoto, totalmente vuoto, c'è cioè il vagone vuoto, arriva una zingara, dove si va a sedere la zingara vicino a me, va bene. Io praticamente con la faccia nel finestrino per sopperire alla puzza della cristiana, però non ci sono minimamente riuscita. E vabbè, poi arriviamo a Napoli, che il giorno praticamente che sono andata io c'era cioè Napoli pulita, quindi pure Federica ha avuto dei problemi a raggiungermi alla stazione, però alla fine ci siamo viste. Sono stata anche perquisita dai C&M, perché praticamente avevo le salviettine imbevute nella borsa, che forse avevano un codice simile a qualche articolo loro, non lo so. Comunque questo figone prende, mi scusi, la borsa, ho fatto sì, prego, prego, prego. Comunque figure di merda sono figure di merda, allucinante, veramente allucinante e allucinogene. Mi sono divertita davvero tanto, ho comprato qualcosina, poi vi farò un video haul. Siamo andati a mangiarci la pizza sotto la galleria Umberto, davvero bellissima. Sul video nel topo di Federica potete trovare qualche pezzettino di vlog di domenica che abbiamo trascorso insomma insieme. E niente, mi sono divertita troppo. Poi al ritorno me ne sono tornata con un mio amico in pullman per evitare di prendermi il treno da sola, anche perché onestamente cioè io tutti i personaggi improbabili vengono attirati dalla mia persona, non ho capito perché. Tipo il treno tutto vuoto, la zingara viene vicino a me, cioè non ci sta niente da fare, la sfortuna della povera femmina. E quindi ho detto vabbè, prendo il pullman con Barry, l'amico mio. E mentre praticamente stava facendo sosta il pullman, a una certa viene una vecchia e fa, sta vecchia buzza vicino al pullman e fa: praticamente in napoletano ci dice che praticamente deve spegnere il motore del pullman perché la gente sopra sta male e quindi non può sentire il rumore. Ma guardate, ragazzi, scene davvero epiche, personaggioni, davvero personaggioni. Mi sono divertita davvero tanto. Sono stata, vi ripeto, a Via Toledo, quindi a Via Roma per i negozi. Sono andata a Piazza del Plebiscito sul lungomare di Margellina, che è bellissimo. Poi sono stata a casa di Fede, troppo troppo bello, mi sono divertita tanto. Poi Fede ormai lo ripeterò fino alla morte, è una ragazza fantastica e ringrazio YouTube con la faccia per terra perché mi ha permesso di conoscere una persona davvero fantastica come Federica. Con noi c'è stata anche la sua sorella Vittoria, che è una ragazza troppo troppo simpatica e carina. E nulla, diciamo, questo dopo della settimana è più che altro un vlog perché ci tenevo a raccontarvi tutti gli aneddoti che ci sono successi. Poi, vabbè, sotto la Galleria Umberto stavano i giapponesi che praticamente facevano le foto più improbabili, cioè si stendevano per terra e farsi le foto sopra il pavimento. Oppure, non lo so, abbiamo visto mentre dovevo aspettare il pullman dei giapponesi che si facevano le foto vicino alle cabine telefoniche, le erce. Questi qui si facevano queste foto, no? Ogni angolazione, ogni cosa, davvero che personaggi strani, giapponesi e cinesi, veramente. No, è stata una bellissima giornata, davvero bella, bella, bella. E poi per concludere sono andata, come vi ho messo lo stato su Facebook, sono andata a San Marco di Castellabate a prendermi il caffè con Barry, l'amico mio, e con il mio ragazzo, che poi siamo andate a prendere col pullman, ci siamo divertiti davvero tantissimo.
E comunque, allora vi faccio vedere i due prodotti top della settimana perché fondamentalmente, raga, io questa settimana mi sono truccata quasi sempre uguale. Quindi, per non essere ripetitiva, vi faccio vedere proprio il succo della situazione. Come prodotto top, ovviamente, c'è lui, il mio primo rossettino MAC, e ho preso l'Heroin, è un MAC lipstick. Ed è stupendo, davvero stupendo. Raga, scusate il dito incidentato, ma ho avuto un incidente. Praticamente mi si è spezzata l'unghia a metà. È la prima e l'ultima volta che mi vedrete con le unghie così, perché ho sofferto come una bestia, veramente come una bestia. Ho urlato in improperi a non finire. Sono anche svenuta per il dolore, perché praticamente la mia unghia si è spezzata a metà e io sto con la carne di fuori, quindi non è un bello spettacolo e non ve lo farò vedere. Quindi taglierò tutte le mie unghie, avrò delle unghie normalissime, cioè nella media, perché onesta non ce la posso fare, cioè ho sofferto come una bestia, nel vero senso della parola. Comunque Heroin è questo viola qui, davvero stupendo, poi ve lo faccio vedere sulle labbra perché ovviamente rende di più. Ah, ieri siamo andate anche da MAC, i commessi di MAC sono di una gentilezza a Via Toledo, davvero fantastici. Ci sta il ragazzo che è di una gentilezza paurosa. Io ho sbavato praticamente nella MAC di Via Toledo. È la prima volta che entravo in un negozio MAC, è davvero troppo troppo bella. E comunque il mio prodotto top è lui, l'ho preso sul sito della MAC che vi consiglio, però secondo me è un sito che deve essere perfezionato, perché per dirvi il tracking del pacco mi è arrivato il giorno dopo la consegna del pacco, praticamente inutile, un tracking inutile che non ho potuto seguire. È un po' confusionario quel sito, onestamente. Però mi è arrivato tutto intatto, devo dire la verità, niente da dire. E poi c'è la BB cream di Garnier, perché ieri veramente ne ha superato la prova del 9. Cioè sono stata tutta la giornata fuori, sono tornata a casa alle 2 la notte e c'era ancora. E comunque mi dava una parvenza di cristiana, e quindi promuovo lei, ed è davvero il prodotto mio top della settimana. Poi, per quanto riguarda il resto, sono due palettine ed è la Pretty Rebel di Too Faced. In questo caso ho utilizzato moltissimo Girly e poi Instigator, questo oro qui, davvero stupendo. E ho fatto dei trucchi davvero molto semplici, monocolore, perché poi ci andavo ad applicare sulle ciglia finte, anche perché ho utilizzato Heroin durante la settimana, quindi con un rossetto di quel tipo non potete usare tantissimo per quanto riguarda il trucco. Cioè, io lo farei, però dato il caldo che c'è, non ho intenzione di morire di caldo, quindi ho fatto davvero dei trucchi, raga, molto molto semplici. Cioè, monocolore, anche perché con Girly c'è questo è il dupe del club di MAC. Guardate qua, stupendo. Cioè. E poi ho usato anche Instigator, molto molto bello, questo giallo cedrata. Davvero bellissimo. E poi ho usato la palette della BH Cosmetics, Liz Judy Time, in particolare ho utilizzato questo marroncino qui, che è un marroncino, faccio vedere, marroncino molto molto semplice, niente di eclatante. Eccolo qua, però l'ho utilizzato, diciamo, su tutta la palpebra. Ho utilizzato questo qui chiaro per illuminare l'arcata sopraccigliare, niente di trascendentale, perché poi mettevo sulle ciglia finte, quindi comunque il trucco sembrava comunque particolare, dato che utilizzavo le ciglia finte. Adesso poi vi faccio vedere. Allora, un attimo solo che l'ho dimenticata di prendere, torno subito, insomma. Allora, eccomi tornata. Praticamente ho utilizzato tantissimo durante la settimana questa matita di Essence, che è la Big Bright Eyes. Praticamente è un matitone con delle perlescenze rosate all'interno.
È un beigiolino con delle pearlescenze rosate all'interno. Praticamente lo utilizzavo su tutta la palpebra mobile, cioè su tutta la palpebra, e poi sopra ci andavo a mettere su questo marroncino. Usciva fuori un colore davvero stupendo. L'ho utilizzato pure ieri, però ci ho messo su un colore, un rosa molto molto simile a questo matitone qui, ed è mi ci sto trovando davvero bene come base. A solo va tutto nelle pieghette, quindi come base ve lo consiglio. Come ombretto, diciamo, come matitone, ombretto, no. Secondo che mi pulisco, raga, scusate, mi rendo conto che ho la faccia lucida, ma non per l'altro, ma perché sto sudando come una vacca. Se vi faccio vedere come sto vomitate, cioè tengo questo vestitino e basta, sembro veramente una vasciaiola. E adesso mi scuso anche per il trucco molto molto banale, ma praticamente ieri, cioè, mi sono svegliata tardi, dovevo correre al lavoro e mi sono fatta questo trucco semplicissimo, giusto un po' così, che ho utilizzato la Revolution, la copia della Naked 3, la palettina che ho ordinato dal sito di Mapillaria, con l'ordine insieme a Federica, che ieri mi ha consegnato e mi ha regalato anche dei prodottini, mi ha dato questi prodotti che sono Beauty Adoption, che poi vi farò vedere tutti in un mega haul. Vi faccio vedere così anche quello che ho comprato. E poi, allora, vi faccio vedere i blush, ne sono tre. Ho utilizzato questo qui della P2 come blush rosato, questo qua della edizione limitata Dress Code Happy, questo qui, che già vi ho sbozzato, però per chi non se l'è perso il video, ed è un colore, raga, modulabile. Lo vedete, bello flash, bello sparaflashato, però è molto 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 modulabile. Poi questo qui della Essence Cookies e Cream, sempre di un'edizione limitata, ed è questo bellissimo corallo, molto molto estivo, vedete, molto luminoso. Perché comunque facendo questi trucchi molto semplici, un bel blush particolare ci sta, un bel blush luminoso. E poi sempre di un'edizione limitata di Essence, ho usato il Me and My Ice Cream, che è di una collezione dell'anno scorso, ed è questo bellissimo pesca perlato che vi faccio subito vedere. È un blush in crema che una volta steso si trasforma in polvere, ed è questo qui, davvero stupendo il tutto. Mi pulisco le mani e quindi ho voluto osare con questi blush qui, davvero molto molto carini. Come illuminante ho utilizzato questo di Essence della Metal Glam, che già vi ho mostrato, però vale la pena, che è davvero luminosissimo, molto 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 bello. Ovviamente è da dosare perché sennò sembrate una lampadina. Io nel frattempo mi pulisco. E come ultimo, ma non per importanza, ho utilizzato questo mascara qui della P2, ed è il Clamp Breaker. Questo qui è un mascara volumizzante, mega volume mascara con uno scovolino innovativo, e se non sbaglio già ve l'ho mostrato. Ed è questo qui, lo utilizzo sia quando metto le ciglia finte perché è bello cicciotto e quindi mi amalgama bene le mie ciglia con quelle lì finte, sia a solo, infatti è quello lì che mi vedete. E niente ragazze, questo è quanto. Mi rendo conto che è un video un po' con la cazzo di cane, perché non vi mostro tanti prodotti e tante cose, però ci tenevo insomma a raccontarvi un pochettino la giornata di ieri. Poi Fede mi ha portato dentro un negozio di scarpe fantastico, c'erano tutte scarpe carinissime a poco prezzo. Poi vi faccio vedere quelle che ho preso io, sono molto molto graziose. E è stata davvero una bellissima giornata, mi sono divertita tantissimo. I negozi a Napoli sono davvero fantastici, i negozi a Roma sono stupendi, cioè anche io, per dirvi, ho Alcott da me, però quell'Alcott dove mi ha portato Federica era fantastica, stava dentro un palazzo troppo troppo bello, delle robe troppo troppo belle. Infatti mi sono presa una maglia che scassa proprio, cioè tipo American Style, yo-yo con i numeri, no? È troppo troppo bella, poi vi farò vedere. E niente, scusate per la testa di chiacchiere che vi ho fatto, però vi ho raccontato un pochettino la mia giornata, le varie figure di merda che
che abbiamo fatto. Ah, ci è mancata l'ultima figura di merda che abbiamo fatto, che è Federica. Praticamente stavo aspettando questo mio amico che doveva venirmi a prendere con il pullman. Praticamente stavamo dentro la macchina ad aspettarlo. A una certa vediamo il pullman grigio, perché ha fatto il mio amico: vedi che io tengo un pullman grigio con le scritte. E io, dato che esco comunque soccecata ed era scuro, ho detto: ah sì, è lui, è Barry, è arrivato, è arrivato. Allora io e Federica andiamo convinte con la borsa e così: ah, Fede, cioè, è arrivato, pupupa. Praticamente da dentro questo pullman escono tutti i beduini, tutti stranieri, zingari, eccetera, eccetera, e anche l'autista era uno zingaro. Io, va bene, con discrezione torniamo indietro, e noi che indietreggiamo, cioè una figura dietro l'altra, veramente, però ci siamo divertite tantissimo. È stata davvero una bellissima giornata, sicuramente da rifare. E niente, ragazzi, dopo avervi fatto una testa tanta di chiacchiere, vi mando un bacione fortissimo, pregate per me per il mio dito, non ve lo faccio vedere perché è davvero schifosa la scena. E nulla, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Un bacione, ragazze. Ciao!